Grazie dell'invito che ho accolto volentieri anche per l'antica Societas Studiorum che ho condiviso con Paolo Pezzino nel corso del tempo e che ha ricordato ora Filippo Crocati. Da poco intanto. Ciao Pedro. Piacere di tornare all'Istituto Pari, del cui comitato scientifico ho fatto parte per 11 anni, ma soprattutto devo dire per un senso di dovere di partecipazione a una conferenza che è anche una scelta di testimonianza e di riflessione sulla contemporaneità. Di questa contemporaneità maceratese, naturalmente non sono io che vi devo parlare, se non per ricordare che ciò che mi colpì allora fu meno forse l'attentata strage di un personaggio che era in qualche modo forse una caricatura della mostruosità di un relic norvegese, quanto il commento che all'epoca il capo leghista fece di quello stesso atto, inteso come gesto di vendetta, di risarcimento di una figlia bianca violata e trucidata. Secondo lui, secondo l'omicida violato e trucidato. Io credo che quelle parole, che furono applaudite molto, furono più gravi, persino della tentata strage. Così come credo che quello stesso capo leghista, che oggi è ministro dell'interno, e su questo ognuno di noi, in qualunque posizione occupi, deve riflettere, soprattutto se occupa posizione dell'organizzazione dello Stato, lo stesso capo leghista, oggi ministro dell'interno, è divenuto il protagonista, attraverso la negazione del soccorso in mare e dell'attracco a navi di esuli, rifugiati e migranti, di una triplice violazione del diritto. Perché in fondo questa occasione è l'occasione del ricordo di una violazione del diritto. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, articoli 13, 14, 15. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, articolo 18. Costituzione italiana, lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, articolo 10. Ora, questa violazione è in realtà qualcosa di più, e su questo dobbiamo cominciare a riflettere, perché in realtà è un rovesciamento, l'inizio di un rovesciamento, che non avviene solo per via italiana. Conosciamo benissimo ciò che accade in quella parte d'Europa che scende dal Baltico sino ai Balcani. Però sicuramente è il rovesciamento di quell'epoca del nuovo giusnaturalismo, come lo definì Norberto Bobbio, che per l'appunto a partire dal 1946-1948 si tentò di costruire e costituire in risposta alle tragedie degli anni 1933-45. Oggi, come allora, e questo paragone credo che sia storicamente fondato anche sui soggetti della persecuzione, cioè gli oggetti della persecuzione sono diversi, esuli, rifugiati e profughi, quando perdono la cittadinanza, quindi l'appartenenza a uno Stato, perdono anche quei diritti universali che invece sono stati considerati al di sopra dei diritti di cittadinanza, in quanto universali, con quella dichiarazione, con quella Carta dei diritti fondamentali e con la Costituzione italiana. Parliamo quindi di diritti umani in quanto diritti universali e non diritti di cittadinanza. Lo aveva capito perfettamente Hannah Arendt in un saggio del 1943, We Refugees, cioè noi rifugiati. Cito, realmente viviamo in un mondo in cui gli esseri umani in quanto tali, questa è l'espressione fondamentale, hanno cessato di esistere da molto tempo, perché la società e lo Stato hanno scoperto che la discriminazione è una grande arma sociale con la quale uccidere senza spargere sangue. Passaporti e certificati di nascita non sono più documenti ufficiali, ma questione di differenza e discriminazione sociale. Hannah Arendt, The Memorial Journal, 1943. Quindi la persecuzione dei diritti degli ebrei in Europa e d'Italia e la catastrofe dei diritti umani devono essere inquadrati in un contesto, proprio anche alla luce di questa inquietante affinità. Quel contesto, che io inizio a ripercorrere, viene sicuramente caratterizzato innanzitutto dalla crisi delle democrazie costituzionali in tutta Europa, da una crisi economica prolungata,
soprattutto a partire dal 1929, e poi soprattutto da forme diverse di manifestazione del disagio sociale e psicologico delle popolazioni europee, che venne alimentato dalla falsificazione politica delle notizie, che allora si chiamava propaganda di massa. In che relazione bisogna analizzare tali processi? Questo è il punto fondamentale, questa è la domanda fondamentale. Una corretta interpretazione storica della legislazione antiebraica tra le due guerre mondiali presuppone infatti la capacità di interpretare le connessioni, per usare un termine di Albert Hirschman, tra tutti questi livelli della realtà storica. Filippo Foccardi ricordava l'inizio di una riflessione storica adeguata nel 1988, il primo convegno scientifico sulle leggi antiebraiche del regime voluto dalla Camera dei Deputati e dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Là dominò l'interpretazione del massimo biografo di Mussolini, il professor Renzo De Felice. De Felice sosteneva sostanzialmente che l'alleanza tra regime fascista e Terzo Reich, cito, fu il primo e principale motivo della persecuzione. E la stessa lettura venne offerta in quell'occasione anche per altri casi storici, per le legislazioni di alcuni stati dell'Europa orientale e delle età nazionali di C, cioè sostanzialmente il regime di collaborazione francese, costituitosi dopo la sconfitta della Francia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Questa lettura, l'esclusivo primato della politica estera, il primato della politica estera nella storia d'Italia, è un tema che va ben al di là di questo problema. Pensiamo alle note riflessioni di Federico Chabot. Non è oggi più sostenibile. In questo senso, quell'occasione fu importante, ma un'occasione da cui, secondo me, dobbiamo prendere anche distanza storica, alla luce dello sviluppo degli studi successivi. Dagli anni 90 le interpretazioni sono cambiate perché le conoscenze sono progredite notevolmente in molti diversi ambiti. Innanzitutto la storia delle norme e delle istituzioni, della giurisprudenza, dell'implementazione amministrativa delle leggi antiebraiche, ma anche delle componenti politiche antisemite interne al fascismo, che furono significative, sebbene minoritarie. E soprattutto del nesso tra tradizione antigiudaica di lunga durata e antisemitismo politico moderno, delle tradizioni culturali nazionali e di altri aspetti, che ora non posso citare tutti. Ed è anche impossibile citare tutti i contributi di questa nuova storiografia emersa soprattutto negli anni 90, a partire naturalmente da quelli di Michele Sarfatti. Come aveva intuito un maestro di studi quali Delio Cantimori già nel 1965, e proprio introducendo il primo volume di Renzo De Felice, che era suo allievo, la tesi dell'inesistenza o dell'inconsistenza di culture e ideologie antisemite italiane si è rivelata in realtà un pregiudizio storico, così come la tesi dell'assenza di propensioni antiebraiche interne al fascismo si è rivelata parziale. Lo studio delle istituzioni, poi, la Direzione Generale di Demografia e Razza in primo luogo, il Consiglio Superiore della Demografia, il Ministero degli Interni e vari istituti, ci ha consentito di ricostruire anche la catena di comando della persecuzione nei fatti, dai ministeri all'amministrazione centrale e periferica. Lo studio delle culture italiane ci consente infine di capire come anche la cultura stessa, e in particolare le riviste, si pensi appunto alla difesa della razza che avete scelto come manifesto e che è stata così ben studiata dal professor Francesco Cassata, furono luoghi di elaborazione delle norme e dei loro presupposti. Questo è un problema importante su cui torneremo. Proprio in ragione delle classificazioni biotipologiche azzardate sulla base delle premesse poste da decenni dalle discipline demografiche, mediche, statistiche e antropologiche. In questo senso è antistorico non considerare lo sviluppo delle scienze come estraneo a questo processo, e considerare l'applicazione politica delle scienze nella persecuzione antiebraica qualcosa di non veramente fondato su presupposti scientifici. Tra il 14 luglio
5 e 7 settembre e 8 ottobre 1938, mi riferisco per questa data alla dichiarazione, quest'ultima data alla dichiarazione di Mussolini al Gran Consiglio, norme e scienze concorsero comunque a una decisione politica, ma quest'ultima venne attuata nel corso del tempo successivo, almeno sino al 1942, per quanto riguarda la storia del regime. Eliminazione dalle scuole e dalle università, espulsione degli stranieri ebrei, divieto dei matrimoni misti, epurazione da forze armate, professioni e amministrazione pubblica, limitazione delle proprietà immobiliari, nelle imprese industriali e nel commercio, annullamento di molte forme di partecipazione alla vita civile e persecuzione persino delle espressioni della libertà nella vita quotidiana. È possibile reperire una chiave di analisi di tutte queste quasi infinite articolazioni di una stessa decisione politica? Quindi a dare senso storico, cioè interpretazione razionale, a quella che è una manifestazione dell'irrazionalismo politico, non dell'irrazionalismo scientifico, ma dell'irrazionalismo politico. Ed è questo un altro tema su cui dobbiamo riflettere in relazione alla contemporaneità. Un grande storico di tanti anni fa, che io amo molto, un francese, Alexis de Tocqueville, ha scritto che l'interpretazione di un fenomeno si affida allo studio delle origini. Parlava nel 1856 del cesarismo, ma di tutto l'elitarismo fascista origine e fine sono entrambi cruciali invece. La persecuzione culminò con la formazione della Repubblica Sociale Italiana, un regime che può essere ritenuto al tempo stesso, ed è ritenuto dagli storici al tempo stesso, l'epilogo del fascismo, ma anche un suo epifenomeno. Comunque lo si definisca epilogo o epifenomeno, la Repubblica Sociale Italiana rivelò solo uno dei due volti del totalitarismo, quello del caos disordinato e feroce, il volto di Behemoth, non di Velleviatra, per usare le immagini dei mostri biblici. Gli italiani ebrei, che vennero infatti proclamati, cito, nazione straniera e nemica, e il 30 novembre del 1943, fu proprio il ministro dell'interno della Repubblica Sociale Italiana, il pisano Guido Buffarini Guidi, ad ordinare l'arresto e la concentrazione di tutti gli italiani ebrei e degli stranieri. E allora dobbiamo porci qui una nuova domanda, questa mia introduzione sarà soprattutto una moltiplicazione di domande. Sia che si consideri la persecuzione nazionalsocialista come un progetto politico originario, è l'interpretazione di una scuola di pensiero storiografico con molti rappresentanti, definita intenzionalista, cioè l'intenzione originale da parte dei fondatori del Partito Nazionale Socialista Operaio Tedesco, sia che la si veda invece come la conseguenza della guerra, in particolare della guerra di espansione in Europa orientale e delle sue difficoltà, secondo l'interpretazione di quegli storici che vengono accorpati, forse arbitrariamente, in una scuola funzionalista, esiste comunque, soprattutto per noi italiani, un problema ulteriore. Cioè la forbice oggettiva, se non soggettiva, tra le pratiche naziste che vengono effettuate durante una fase di espansione e il concorso fascista allo sterminio, che venne effettuato invece in un contesto di disgregazione dei poteri. Quello del Behemoth, appunto, del caos, dell'istituzione della Repubblica Sociale. E che impone la necessità di integrare, e che impone quindi, il problema è che impone quindi la necessità di integrare la storia dei persecutori con quella delle vittime, nonché di stabilire la connessione che esiste tra la storia dei crimini di massa fascisti e nazisti e la storia globale della persecuzione dei diritti nel contesto della catastrofe degli ordinamenti costituzionali europei. Quello che voglio dire è che legislazione e persecuzione nel lungo periodo, nel medio periodo, dalla promulgazione delle leggi fino allo sterminio, possono infatti costituire, in tale prospettiva, chiavi molto utili di accesso alla comprensione della funzione svolta dalle ideologie e delle pratiche dell'antisemitismo nella costruzione di nuovi modelli e meccanismi di potere nell'Europa degli anni 30 e 40. A condizione però di respingere qualsiasi determinismo storico unilaterale e di cercare di raggiungere quella che Antonio Gramsci definiva una forma organica di interpretazione. Proprio per tale ragione, credo che sia necessario porre al centro della nostra riflessione quella che ho già definito la ricerca delle connessioni, come avrebbe detto appunto Albert Hirschman.
le connessioni tra la crisi economica degli anni 30 e la catastrofe delle democrazie europee, tra la persecuzione degli ebrei d'Europa e la fondazione di nuovi sistemi di potere, opposti allo Stato fondato sulla sovranità e la cittadinanza. Oltre che tra la crisi degli ordinamenti costituzionali, le leggi antiebraiche stesse e lo stalinismo. Connessioni però che non devono decadere a una forma di teleologia, cioè di direzione obbligata, finalizzata. Ed è qui la difficoltà di un problema storiografico così complesso, con tutte queste sfaccettature. Seguirò una pista, perché naturalmente non posso affrontare tutte le sfaccettature, però da questa pista cercherò di dire la mia su tutte le sfaccettature del prisma. Seguire le tracce della genealogia dell'antisemitismo in Italia, per esempio, può essere illuminante, proprio per offrire un primo esempio di queste connessioni. 10 anni prima la legislazione antiebraica, nel 1928 dunque, lo storico del Medioevo, Gioacchino Volpe, uno storico importantissimo ancora oggi per gli studi dell'Italia e dell'Europa medievale, fascista e ancor prima fervente nazionalista, definì il fascismo, in polemica peraltro con Benedetto Croce, l'esito storico del, cito, vario nazionalismo italiano. Ecco, l'espressione su cui riflettere e fermarci è proprio questo. Vario nazionalismo italiano del secolo precedente, che secondo Volpe era composto dalle correnti letterarie patriottiche, da molte ideologie sociali, ma anche da riviste d'arte e avanguardie filosofiche. Tutte quelle espressioni della cultura che dall'unità d'Italia in poi avevano rappresentato l'insoddisfazione per le leggi e le istituzioni dello Stato costituzionale monarchico e soprattutto per il regime parlamentare. Infine, il sistema di giuridici, il cosiddetto sistema di giuridici. Allora, questo vario nazionalismo italiano aveva posto, secondo Volpe, l'esigenza per prima, già prima della Prima Guerra Mondiale, di uno Stato nuovo, dell'autorità, di una, cito ancora Volpe, più forte e più grande Italia, soprattutto nel contesto della competizione economica per l'espansione imperialistica a cavallo fra 8 e 900. Alla luce degli sviluppi della storiografia degli anni 90, quella che ho richiamato successiva alla stagione del convegno del 1988, possiamo affermare allora che accanto a questo vario nazionalismo italiano esistette anche un vario antisemitismo italiano che era stato alimentato soprattutto nei decenni successivi all'unità d'Italia dalla pubblicistica cattolica innanzitutto, pensate a riviste come la Civiltà Cattolica, ma anche dalla pubblicistica antirisorgimentale, la cosiddetta letteratura antimassonica, e che venne ereditato dall'antiparlamentarismo nazionalista, dalla letteratura popolare antidemocratica, dal romanzo coloniale e anche da certe espressioni del sindacalismo all'interno della costellazione, quindi del movimento operaio socialista, del sindacalismo rivoluzionario che divenne presto nazionalista e che fu molto abile a, diciamo, ritagliare sul manichino del capitalista l'abito del cosiddetto finanziere ebreo. Cioè, noi vogliamo rintracciare per quanto riguarda l'Italia quelle forme di espressione dell'antisemitismo sociale o dell'anticapitalismo antiebraico che oggi ritornano nell'Europa balcanica o in particolare in Ungheria con la figura criminalizzata del banchiere internazionale, del finanziere Soros, dobbiamo risalire a questa letteratura di fine Ottocento. In Italia in particolare ebbe forte espressione, ma in Francia e in Germania. Allora, cosa c'entra la razza? Nella soluzione del cosiddetto problema della razza, fu proprio in quegli anni che venne identificata, lo ha spiegato benissimo la storica di recente scomparsa Luisa Manguni, la necessità politica di assicurare una nuova, più forte e più grande Italia, una nuova coesione sociale, la protezione dell'economia nazionale, la necessità dello Stato forte nella competizione globale per i mercati. In questo contesto, nazionalismo, protezionismo economico, prima espressione dell'antiebraismo e questione della razza,
La propensione a contare e a censire la presenza degli ebrei nelle istituzioni e nelle professioni, si pensi agli studi statistici di Livio Livi a cavallo tra 8 e 900, aveva già rivelato, già allora, una forte pulsione a misurare scarti inquietanti e diversità ingombranti per l'identità nazionale. Il paradigma dei campi di forza, che era proprio della fisica dell'epoca, venne così applicato dai demografi, dai sociologi e dagli antropologi alle società moderne, viste anch'esse come campi attraversati da forze antagonistiche. In questo caso, appunto, il parlo della letteratura fra 8 e 900, le razze. E la tutela della razza nazionale implicava quindi la difesa della sua anima, innanzitutto dai pericoli moderni che, dagli scrittori dell'epoca, erano individuati nella produzione di massa, nell'informazione giornalistica, nella politica elettorale e nel suffragio universale. In una parola, nella democrazia. Era la democrazia che avrebbe degradato la razza a massa, a folla. La precipitazione di questi elementi diversi, la cristallizzazione di questi elementi chimici diversi, la possiamo vedere nell'immediato primo dopoguerra, in una rivelazione, in una frase di rivelazione di Benito Mussolini. La massa, dichiarò Benito Mussolini nella celebre intervista al giornalista Emil Ludwig, se la si vuol condurre bisogna allora sempre reggerla con due redini: interesse ed entusiasmo. Per le discipline scientifiche si era aperto così un vasto ambito di intervento politico diretto sulla questione della razza. E la genealogia della stessa legislazione non può prescindere da questa storiografia, dalla storiografia cioè delle scienze. Da tempo storici come Finzi, Nastase, Israel e tanti altri studiosi hanno provato che la legislazione antiebraica italiana non sarebbe stata possibile senza la convergenza sinergica tra la decisione del regime e le tendenze interne a discipline come la biologia, la medicina, l'eugenetica, la demografia. Sin dagli anni 20 le scienze avevano infatti offerto contributi essenziali per implementare le politiche fasciste, soprattutto nell'ambito dell'economia e della popolazione. Incremento della natalità, distribuzione razionale della popolazione agricola sul territorio, dominio coloniale. Ma, già ben prima del fascismo, l'istituzionalizzazione dei contenuti e delle metodologie scientifiche avevano giustificato e addirittura ispirato e sollecitato politiche di centralizzazione, meccanica repressiva e disciplinamento delle masse. Il nuovo modello di potere, appunto. L'emergenza di un nuovo tipo di potere, fondato su nuovi corpi sociali, accentrato, disciplinante, andava naturalmente ben oltre i confini dei regimi fascisti europei. Ma solo da questi ultimi sarebbe venuto un modello che almeno tendenzialmente avrebbe voluto essere totalitario. Coerente con quella che Gumplowitz e Le Bon, alcuni degli uno austriaco, l'altro francese, dei sociologi e degli psicologi del problema della razza, avevano chiamato la guerra delle razze, cioè la costruzione di un potere fondato su una razza unica, titolare della norma e dominante contro le altre razze, che invece la stirpe dominante avrebbero portato per loro natura e funzione una minaccia interna o esterna. La minaccia interna sin dal secolo XIX e dall'inizio del processo moderno, cioè giuridico di emancipazione incondizionata, e quindi non solo subordinato all'interesse di Stato, era rappresentato innanzitutto dalla questione ebraica. Ciò spiega perché nel discorso politico fascista le categorie di stirpe, discendenza e razza acquisirono sempre maggiore centralità ben prima della legislazione antiebraica del 1938 e non solo nella legislazione coloniale. Storici come Silvio Falconieri, Michael Livingston e recentemente per Paolo Portinari ci spiegano per esempio che i dispositivi fascisti nell'ambito delle unioni matrimoniali miste e dei figli nati da queste possono essere considerate, anche se non filiazioni dirette, almeno effetti delle norme per esempio già applicate nella colonia. Effetti, nel caso poi della legislazione antiebraica, peraltro più drastici in Italia rispetto alle norme naziste sui Michelin. Prima della razza, la categoria giuridica di stirpe si era rivelata già assolutamente funzionale alle esigenze del regime di strutturare un potere capace di contrastare il degrado della razza in folla e di vincolare la massa attraverso un'obbligazione giuridica di tipo nuovo, totalizzante, opposta a quella fondata sulla pluralità e cittadinanza. Già nel 1910-11 l'Associazione Nazionalista Italiana per voce di Alfredo Rocco aveva infatti rivendicato una definizione biologica della categoria di stirpe
E lo stesso Bocco, divenuto ministro fascista, nel 1930 presentò il nuovo codice penale definendolo, l'ha dimostrato bene la professoressa Ilaria Paman, lo Stato organismo etico e religioso e, con riferimento al titolo decimo, quello cioè relativo ai delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, espressione dell'unità non solo sociale, bensì e altresì etnica, vincolata da vincoli di razza. Stato-razza, quindi, o Stato-stirpe, nel linguaggio di Rocco. Lo Stato-razza o lo Stato-stirpe, fondato sul diritto superiore della nazione italiana, costituì probabilmente l'ultimo progetto, ecco qui una chiave per capire la decisione politica della persecuzione dei diritti degli italiani ebrei, di plasmare un nuovo tipo di potere. Dopo che il regime aveva constatato il fallimento della trasformazione istituzionale degli anni 1926-29 e dopo che la cosiddetta rivoluzione corporativa, tra virgolette, era in realtà rimasta sulla carta, sostanzialmente ridotta, in concreto, a indirizzi giurisprudenziali molto fragili e alla fattuale patologica dilatazione degli apparati parastatali dello Stato imprenditore. E quest'ultima, peraltro, è stata uno degli aspetti della continuità tra il regime fascista e Repubblica. Incapace, per l'insipienza dei dirigenti, la natura composita degli interessi e delle culture dell'elite, l'atrofizzazione degli organismi del regime, dal direttore del partito al Gran Consiglio, incapace, dicevo, di plasmare le differenze regionali come le relazioni tra classe dirigente e Stato, il regime fu costretto sempre a mediare tra realtà troppo diverse. Il regime non plasmò quindi la società italiana, bensì, è un'espressione di Guido Meis, ne fu plasmato, lasciando aperto nel diritto, nell'economia e nell'assetto della società un grande scarto tra istituzioni e norme ereditate. E qui si apre un tema fondamentale per capire la natura della legislazione federale. Lo Stato del fascismo, come ha scritto Guido Meis, era una macchina imperfetta, è il titolo del suo ultimo fondamentale contributo, che rivelava troppo un'altra continuità, quella tra sistema liberale oligarchico e regime degli homines nobili. Dalla macchina imperfetta, però, non vennero resistenza alla persecuzione degli ebrei, né furono molti tentativi di neutralizzare la legislazione, come quelli portati da alcuni magistrati di Cassazione o di Corte d'Appello, sulla base proprio del sistema giuridico tradizionale ereditato dallo Stato liberale. Un giurista, Alfio Cristaldi, anzi ha classificato come particolarmente vessatorie soprattutto le procedure amministrative concrete attuate, in occasione della legislazione antiebraica, nella scuola e nell'amministrazione. La Direzione Generale Demografia e Razza, subentrato all'Ufficio Demografico del Ministero dell'Interno, ne fu il fulcro, ma gli attori furono funzionari normali, ereditati, in buona parte, dipende dalle fasce di età naturalmente dei funzionari, a partire dal sistema liberale, a partire da quei direttori generali che già negli anni 20 avevano deciso di perseguire le nuove politiche demografiche del regime. Ministeri, capi di gabinetto, funzionari periferici si rivelarono così particolarmente zelanti nella implementazione della legislazione del 1938 e, lo ha dimostrato benissimo Fabio Levi, anche nell'attaccare le proprietà, le attività economiche degli ebrei. E un altro limite, un altro aspetto dell'eredità, della continuità, la gerarchia tra sovrano e duce, che era considerato, è considerato dagli storici un limite formale del totalitarismo italiano, proprio si ricompose nella sigla dei decreti di 80 anni fa. Più complesso è naturalmente il problema dell'altro limite del totalitarismo italiano, cioè la relazione tra Stato e Chiesa. Ed è complesso il giudizio che si può esprimere sull'atteggiamento della Chiesa nell'occasione della promulgazione delle leggi razziali. Questa e il mondo cattolico osteggiarono certo l'ideologia razziale di impronta nazionalsocialista, che peraltro era minacciosa per alcuni possibili esiti contro i cattolici tedeschi. La gerarchia però manifestò una disponibilità precisa a cercare la linea di intesa con il regime, in particolare su alcuni temi, come appunto le famiglie miste, la tutela dei convertiti, le spose cattoliche, i figli educati nella religione. E neppure antiche tensioni, pensate a quella degli anni 20 sull'azione cattolica, o la pubblicazione dell'enciclica Mit Brennender Sorge, spinsero
verso la contrapposizione esplicita alle norme antiebraiche. Se poi si guarda la letteratura minore, per esempio le pubblicazioni ecclesiastiche per i laici fedeli, se si guarda l'attività pastorale dei vescovi e dei sacerdoti, se si guardano gli atti concreti, si scopre che da tale punto di vista essi risultano fonti preziose che attestano come la Chiesa riconobbe in qualche modo, cito il padre Barbera sulla Civiltà Cattolica, luglio 1938, la necessità di adeguare in proporzione la partecipazione degli ebrei, adeguare in proporzione alla vita globale del paese. Quindi non una discriminazione di tipo razziale, ma un ritorno ad antichi orientamenti. Il rigetto cattolico della persecuzione razziale venne quindi sostenuto dal richiamo, semmai, a politiche antiebraiche di tipo tradizionale e ispirato a valori diversi. E furono poche le voci, ricordo quelle di Maritain, De Ferranzi, Casnavi, che auspicano invece da parte della Chiesa un ripensamento radicale della tradizione antiebraica. Anzi, la legislazione del 1938, pur provocando disagio e incertezza, fece impantanare molti esponenti religiosi, esemplare fu il caso del padre Enrico Rosa, ancora sulla Civiltà Cattolica, in capziose distinzioni e ambigui riconoscimenti alle intenzioni del regime, nonostante che fossero esplicite le riserve da parte dell'ormai malato pontefice Pio XI, che Emma Fattorini ha benissimo documentato. Un altro storico della Chiesa che dobbiamo ricordare per dovere di rispettare il debito che ognuno di noi ha nei confronti dei maestri che lo hanno preceduto, Giovanni Miccoli, anche lui recentemente scomparso, da poco scomparso, ha spiegato diffusamente che i movimenti e i partiti antisemiti in Austria, in Polonia, Boemia e Croazia, già negli anni a cavallo tra 8 e 900 erano stati sostenuti soprattutto dai cattolici. Quindi vi era un problema di rapporto tra la Chiesa cattolica e i movimenti politici antisemiti. Perché questa attenzione? Perché questo sostegno? Certo, fenomeno distinto dalla tradizione teologica antigiudaica, l'antisemitismo ottocentesco deve però essere considerato come un frutto tardivo dell'eredità, della reazione originaria della Chiesa contro i diritti dell'uomo. Ecco che ritorna il problema, contro la cittadinanza, contro quei principi del Stato costituzionale di diritto conquistati sin dal 1788 e quindi contro la prima emancipazione giuridica degli ebrei, che è del 1791. E non per caso, nel pamphlet che nel 1937 aprì la campagna antiebraica in Italia, il pamphlet di Paolo Rano, Gli ebrei in Italia, si poteva leggere la rivendicazione fascista da parte dei fascisti di un presunto patrimonio culturale latino e cattolico. I fascisti sono i romani della modernità e il fascismo è totalitario come lo era l'impero romano cristianizzato, quindi a partire dal IV secolo. Un patrimonio di obbedienza gerarchica a fronte della disgregazione individualistica dei paesi a ordinamento democratico e a religione protestante. Temi di lunghissima durata e che riecheggiavano motivi familiari nelle orecchie dei cattolici europei e italiani. In sostanza, nel 1938 il papato non fu capace di svolgere quella funzione solenne di alta sovranità e di rappresentanza, sulle parole di Adriano Bosperi, che di lì a poco sarebbe stato chiamato a esercitare nella crisi del regime e nel crollo dello Stato. Come ha scritto Arnaldo Momigliano, questa strage immane non sarebbe mai avvenuta se in Italia, Francia e Germania, per non andare oltre, non ci fosse stata indifferenza per i connazionali ebrei. L'indifferenza era però l'ultimo prodotto delle ostilità delle chiese, per cui la conversione è l'unica soluzione al problema ebraico. E quindi richiamare valori diversi per ispirare le politiche di discriminazione di per sé non poteva rappresentare un antidoto a quel processo che si era messo in movimento. Insomma, per definire, vado a concludere, il nesso tra persecuzione degli ebrei e il nuovo modello di potere, dobbiamo davvero integrare livelli diversi di indagine. La crisi delle istituzioni liberali, le vicende dell'economia di mercato, le reazioni sociali di tipo protezionistico e nazionalistico,
dopo le conseguenze economiche della pace di Versailles e lo shock finanziario del 1929. La connessione tra la crisi dell'emancipazione ebraica e la catastrofe dei diritti di cittadinanza è fondamentale. È fondamentale anche rispetto a certi indirizzi della storiografia ebraica, per esempio. La persecuzione non ha avuto origine dall'emancipazione. Ci sono storici che sostengono che la colpa è la fonte dell'emancipazione, la colpa dell'emancipazione, riedizione della colpa di Rousseau, in sostanza. La persecuzione non ha avuto origine dall'emancipazione, bensì dal tracollo degli assetti costituzionali, dal rigetto della rappresentanza democratica, dall'attacco all'uguaglianza giuridica dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. In questo senso è vero che la storia della persecuzione non può prescindere dalla storia dell'emancipazione, purché non si identifichi l'emancipazione nella causa della persecuzione. Un grande storico ebreo-americano, David Sorkin, ci spiega che prima dell'età industriale e dello Stato costituzionale, la condizione ebraica e i percorsi dell'emancipazione sono stati estremamente diversificati in Europa occidentale, centrale, orientale e ottomana. E nel corso dei secoli XVII e XVIII, ad esempio, negli stati italiani, nelle città olandesi e inglesi, nei grandi domini territoriali degli alleati polacchi, si erano affermate forme diverse di parità civica, corporativa, nelle comunità ebraiche. Negli stati assolutisti si erano garantite esenzioni e privilegi. Però solo alla fine del XVIII secolo si può dire che si è arrivata a una forma di emancipazione di tipo giuridico, cioè garantita dallo Stato, o in forma subordinata all'interesse dello Stato stesso, interasburgico, o in forma incondizionata, ed è appunto la conquista rivoluzionaria del 1790. E questo modello si estende nel corso dell'Europa fino al 1870, ma al tempo stesso regredisce, viene interrotto e limitato, abrogato in modo parziale e totale, più volte in Germania nel 1848, dopo il 1848 negli stati italiani, ma in Francia addirittura sin da poco dopo la rivoluzione, nel 1807, proprio da quel Napoleone Bonaparte che abbiamo già evocato, e dopo il ritorno di polemiche antiche, apparente, il ritorno delle polemiche antiche contro la cultura, che in realtà rappresentava il primo attacco alle connessioni tra economia moderna e funzione economica delle elite ebraiche. È quindi arbitrario pensare che si possa individuare per ogni discriminazione contenuta nelle leggi antiebraiche degli anni 30 un precedente che ritorna, discriminazioni imperiali romane o discriminazioni nelle città italiane medievali, perché la legislazione degli anni 30 andava ben oltre le discriminazioni antiche. Non era una restaurazione, ma una consapevole impresa di distruzione dei diritti di cittadinanza degli ebrei nel contesto della catastrofe generale delle democrazie costituitesi in Europa. Naturalmente qui bisognerebbe poi spiegare, ma vado davvero molto rapidamente, che cosa bisognava intendere per democrazia in quegli anni 20 e 30. Spesso si trattava, parlo delle 21 costituzioni diverse approvate dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, di democrazie iperdemocratiche approvate soprattutto negli stati successori degli imperi dell'Europa centrale. Quindi democrazie in cui il primato legislativo era affermato, in cui il pluralismo politico era ricercato, in cui le leggi elettorali erano iperproporzionaliste, in cui la tutela delle minoranze religiose nazionali era garantita da trattati internazionali. Il primo fu imposto alla Polonia nel 1920, successivamente attraverso piccole Versailles vennero imposti un po' a tutti gli stati dell'Europa centrale. Il modello era Vienna e Weimar, i grandi capolavori di grandi maestri del diritto, Kelsen e Preuss. Però il problema è che sin dall'inizio queste nuove democrazie furono sottoposte a diversi attacchi che in qualche modo prepararono la ristrutturazione delle assetti costituzionali attraverso quello che il giurista Leibholz, un grande giurista tedesco, definì nel 1934 la costruzione di nuove tecniche di integrazione sociale e dittatura plebiscitaria. Non vi farò qui la dettagliata analisi del rapporto fra
la repressione costituzionale e la crescita di normativa antiebraica. Ma il rapporto è stato indagato, a partire dalla Polonia del 1920, dall'Ungheria del 1920 e poi gli sviluppi successivi, la Germania del 1933, i tentativi dell'Austria per Anschluss, fino alla Romania del 1934 e del 1940, che sono leggi di cui, se vogliamo, possiamo analizzare alcuni aspetti importanti. Quindi non qualcosa di repentino, ma un percorso, anche questo complesso in tutta Europa, è integrato con l'attacco al sistema di costruzioni e con la ricerca di nuove forme di potere più organico. Ciò su cui oggi però, e qui chiudo davvero, è senz'altro più importante riflettere, anche per il nesso tra storia e contemporaneità, che è il tema che voi avete proposto, nel caso italiano è la qualità della legislazione antiebraica e del razzismo, che fu anche, al di là delle continuità che Melis ha dimostrato, rivelazione e compimento del regime, ma al tempo stesso repentino mutamento. Lo Stato stirpe fu davvero l'ultimo progetto totalitario, un'accezione fascista, cioè di integrazione di ogni individuo nel corpo sociale nazionale disciplinato. Gli storici di diritto ritengono, prima di tutto lo ha scritto Sabino Cassese, che sia difficile definire anche questo estremo tentativo la conquista di un vero tipo di nuovo potere totalitario. Perché, cito Cassese, al di là della sua proclamata natura totalitaria, le radici dello Stato fascista affondano nell'Italia liberale e sopravvivono alla caduta del fascismo. Vedete quanto sia difficile prendere posizione. E pur tuttavia questa posizione, che è questa ripresa, anzi sviluppata, argomentata da Guido Meis, non può farci riflettere sul fatto che queste eredità non riuscirono a costituire un argine al degrado della vita pubblica, che le imperfezioni della macchina non impedirono la persecuzione dei diritti e delle vite degli italiani ebrei. La continuità di istituto, norme, personale e competenze dell'età liberale porterebbe a concludere, sono parole di Meis, che il fascismo non ebbe poi una sua idea univoca e coerente della politica del diritto e che larghe sfere della vita pubblica rimasero immuni dalla sua azione. Ma questo è solo un aspetto del problema, perché la legislazione del periodo fascista, anche se non fu abbastanza fascista secondo i criteri generali, fu molto fascista nel caso della legislazione antiebraica. Cioè, voglio dire che la precipitazione e lo sviluppo di tendenze precedenti non deve farci rinunciare a individuare al modo repentino in cui vengono introdotte non solo le leggi, ma le categorie che giustificano le leggi. E qui ritorna la scelta felice della copertina del vostro manifesto, perché le riviste furono anche luogo di elaborazione del diritto. Si ripropone, insomma, davvero chiudo, il dilemma rottura continuità. Continuità molto forti, che non devono però farci ignorare la portata del cambiamento e degli sviluppi successivi al 1938, che ebbero l'effetto travolgente di una precipitazione chimica che avrebbe condotto a una catastrofe. Le cose quindi cambiano, ecco la mia conclusione, e talvolta possono cambiare bruscamente, nel 1938 come nel 2018, perché 80 anni dopo una nuova cristallizzazione di componenti chimici, che sino a quest'anno erano rimasti separati, antipolitica, xenofobia, scelta di campo per un'Europa dei nazionalpopulismi, si è determinata ed essa sta modificando profondamente non solo la situazione delle nostre istituzioni e della nostra politica, ma forse lo stato della nostra civiltà.